Merita un approfondimento, a mio modo di vedere, anche l'articolo 5 del decreto relativo alla rigenerazione urbana, un tema a me molto caro, ma anche le premesse di questo articolo traggono in inganno. Si parla, leggo testualmente, di rigenerazione urbana volta alla riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, alla riduzione del consumo del suolo, allo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Uno legge e dice, bene, tutti obiettivi condivisibili. Poi però prosegue e non si capisce come si intenda raggiungere tali obiettivi e come si pensa di conseguirli con un decreto così confuso, dove è stato inserito di tutto. È evidente che lo scontro politico interno alla maggioranza è tale da aver prodotto un testo confuso al punto di ridurre l'articolo al nulla. Purtroppo non c'è alcun nesso tra le premesse e le norme seguenti. Abbiamo provato a dare sostanza a questo capitolo attraverso emendamenti di merito che però sono stati bocciati senza avere nemmeno la possibilità di aprire un confronto sui contenuti. Il decreto non contiene niente su un tema fondamentale come il consumo del suolo, che meriterebbe una legge ad hoc. Nonostante i grandi proclami del governo del cambiamento, tipo stop al consumo del suolo, costruire sul costruito, nel nostro paese, dati ISPRA, ogni secondo vengono coperti con cemento, asfalto, 2 metri quadri di territorio. E questo decreto è purtroppo destinato a peggiorare le cose. Si cita la legge 1444 del 1968, il decreto di riferimento in materia urbanistica che definisce gli standard, fissa i limiti di distanza di edificazione, stabilisce le volumetrie e molto altro. Si fa riferimento a tale legge, ma si ipotizzano delle modifiche tra loro contraddittorie e anziché puntare su un'effettiva rigenerazione delle nostre città, in particolare delle periferie, prevedendo una minore densità urbanistica, maggiori spazi di socialità per gli abitanti. Colleghi, siete pregati di osservare, chiedo scusa per l'interruzione, un po' di silenzio. Maggiori Prego. Spazi di socialità per gli abitanti con l'obiettivo di favorire una migliore qualità della vita, si fa esattamente il contrario. Anziché offrire strumenti per rispondere alle esigenze volte a migliorare i servizi collettivi, ad espandere aree verdi in zone residenziali popolari che spesso sono state originate dall'abusivismo edilizio, si prevede invece la possibilità di ridurre ulteriormente gli spazi, derogare al limite dei 10 metri. In buona sostanza si introducono norme che, se applicate, peggioreranno la qualità della vita nelle periferie. Insomma, il governo annuncia interventi di rigenerazione urbana, ma scrive un decreto che non aiuterà le periferie. Soprattutto non prevede investimenti, non mette un euro su questo decreto. Avete preso voti nelle periferie, e mi riferisco alla maggioranza, e ringraziate così chi le vive, prendendoli in giro. Per parlare di rigenerazione urbana, signor Presidente, è indispensabile prevedere investimenti pubblici e privati, ma il decreto non contiene nessuna misura che vada in tale direzione. È una scatola vuota, mentre sappiamo quanto urgente sarebbe agire positivamente sulle periferie delle città, ma non solo su di esse, perché non sono più rinviabili gli interventi di rigenerazione urbana in tutte le aree periferiche del Paese. Purtroppo, Presidente, si ricorderà che una delle prime misure di questo Governo fu proprio l'azzeramento dei fondi per le periferie stanziati dai governi di centrosinistra, per poi fare una parziale marcia indietro. Pensavo che con questo decreto il Governo intendesse riscattarsi, riprendere in mano un tema così strategico. Nelle periferie, come è noto, vive la maggioranza dei cittadini e non solo al degrado, al senso di abbandono che vivono gli abitanti di quelle aree. Non sono perciò più rinviabili investimenti adeguati per ricucire pezzi di città, di territorio, per dirla a Renzo Piano, e rispondere a un'emergenza sociale prima ancora che infrastrutturale. Ma il decreto sblocca cantieri non contiene nulla di tutto ciò, non prevede un investimento di un euro per le periferie. I cittadini lo devono sapere. Del resto, il governo giallo-verde ha fatto propria la teoria dell'ex sottosegretario Siri, secondo cui per rilanciare l'economia non servono investimenti,
bensì meno regole. Tutto qui è disarmante, ma è molto semplice. Ma il decreto sblocca cantieri, dicevo, non contiene nulla di tutto ciò, non prevede l'investimento di un euro per le periferie e i cittadini lo devono sapere. Del resto, il governo giallo-verde ha fatto propria la teoria dell'ex sottosegretario Siri, secondo cui per rilanciare l'economia non servono investimenti, bensì meno regole. Tutto qui è disarmante, ma è molto semplice. La verità è che i cantieri non sono bloccati dal codice degli appalti, ma dal contratto di governo. Ci sono 49 miliardi di opere pubbliche ferme, bloccate dall'indecisione del governo. Con l'approvazione di questo decreto vi assumete una responsabilità pesantissima nei confronti di tutti gli italiani, in particolare dei lavoratori e delle imprese. Grazie. Grazie a lei.